Eccoci con le interviste del dopogara della partita tra Santarelli Cingoli e Pallamano Chiaravalle terminata 33-19. Siamo con mister Sergio Palazzi della Santarelli Cingoli. Ciao mister. Ciao Giacomo. È arrivata la nona vittoria consecutiva, ma nel primo tempo avete dovuto sudare un po'. Come commenti questa partita? Sì, forse è stato il nostro peggior primo tempo della stagione, perché non tanto nella qualità del gioco, ma nella finalizzazione, perché abbiamo davvero sbagliato troppi tiri e dall'altra parte abbiamo concesso loro tante seconde chance, a volte terze chance, e quindi diventava anche frustrante restare in difesa per tanto tempo e poi non essere in grado immediatamente, come eravamo riusciti a fare, di risolvere le situazioni di gioco veloce, di contrattacco. Detto questo, la difesa è ancora cresciuta di livello, ancora di più nel secondo tempo. Abbiamo concesso solo 8 reti e dall'altra parte ne abbiamo segnate 20, e quindi sicuramente i problemi al tiro in alcuni casi restano, ma in generale per il concetto di squadra sono stati risolti. E la prossima settimana affronterete l'Ambra. Cosa dovrete migliorare nel vostro gioco per evitare appunto questo primo tempo, come hai detto tu, non all'altezza della nostra squadra? Come ho già detto, il problema è stato principalmente a livello di finalizzazione, a livello di tiro, ed è quello su cui in realtà ci concentriamo già. C'è bisogno di maggiore attenzione nel duello col portiere, solo su questo, quindi presteremo ancora attenzione a questo se dobbiamo trovare un punto negativo. Poi sicuramente lunedì mattina quando rivedo la partita ne trovo altri, ma in questo momento, 5 minuti dopo la fine della partita, questo è il punto a cui dobbiamo prestare più attenzione. Nel farti gli auguri per il tuo compleanno di qualche giorno fa, ti chiedo qual è il bilancio di questi 2 anni qui a Cingoli? Un anno e mezzo in realtà. È presto per tracciare il bilancio, ma come ogni bilancio bisogna pesare i risultati e bisogna pesare le prestazioni. E sicuramente se pensiamo che oggi stiamo giocando un campionato di Serie A2, vuol dire che i risultati non sono stati quelli previsti la scorsa stagione, e questo lo rende negativo. Dal punto di vista delle prestazioni, io penso che forse c'è mancata continuità, ma stiamo riuscendo a esprimere la pallamano che vorrei i miei giocatori giocassero, e di questo sono contento e posso essere soddisfatto. Dobbiamo ancora continuare a lavorare. Sappiamo che questo è un campionato che si risolve in 4 giorni e non in 8 mesi, e questi 8 mesi sono di costruzione. Grazie mille, mister. Ciao a tutti. Eccoci con mister Andrea Guidotti. Mister, un buon primo tempo, poi nella ripresa purtroppo siete calati. Cosa è successo? Niente, che il 5 è forte. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo di squadra. Il secondo tempo il Cingoli ha preso un largo di 2-3 gol, era quello che temevo. I ragazzi si sono disuniti, ho appena detto negli spogliatoi, abbiamo perso quello che sono le nostre caratteristiche, cioè un gruppo che si aiuta sempre, e invece a un certo punto non ci siamo più aiutati. Abbiamo cominciato a giocare individualmente, sia in attacco che in difesa, e col Cingoli noi non ce lo possiamo permettere. Cingoli credo sia una corazzata che potrebbe tranquillamente già giocare nel campionato di A1, e quindi mi dispiace un po' perché i ragazzi ci tenevano, ma mi tengo il primo tempo e spero di recuperare tutti gli infortunati che abbiamo, che anche oggi qualcuno ha stretto i denti, spero presto di avere tutta la rosa al completo. Ora, la prossima giornata, un'altra sfida tosta contro il Romagna. Come l'affronterete? Da cosa ripartite, insomma? Niente, ripartiamo che continuiamo nel nostro percorso di crescita. Cioè, non sono sicuramente le partite con il Cingoli o Romagna quelle da vincere, sono le partite che devono ulteriormente farci fare quello step in più di crescita, e i ragazzi si devono divertire in queste partite. Romagna è fortissimo, c'ha un allenatore, insomma, che credo sia il maestro di tutti noi allenatori, che sa mettere bene in campo la squadra, quindi sicuramente studierà qualcosa, ma noi cercheremo di vendere cara la pelle. Complimenti al Cingoli, buon campionato. Grazie mister, poi rientro. Eccoci con Piero Di Benedetto, 12 gol, è stata una bella partita, sei stato protagonista, miglior marcatore. Come commenti questa sfida contro Chiaravalle? Niente, una bella partita dove credo che nel primo tempo non è che abbiamo giocato male, ma se no che la palla non voleva entrare. Abbiamo fatto le buone azioni e abbiamo tirato da 6 metri, 8 metri, 7 metri. E credo che 12-11 tiri che iba al palo o iba fuori. E credo che questo è un problemino di concentrazione che dobbiamo aggiustare, come abbiamo fatto nel secondo tempo.
Ora c'è l'impegno contro Ambra la settimana prossima. In cosa dovrete migliorare per affrontare al meglio questa prossima partita? Credo che questo, tanto tiri di 6 metri, di 8 metri che stiamo facendo, che stanno andando fuori, che credo che nel primo tempo potevamo fare un vantaggio superiore al che abbiamo rimasto, credo che 13-11. E niente, preparo la partita una settimana, tranquilli, e quello. Grazie Piero e ancora complimenti per la partita. Grazie.